Questi Special Games che si terranno in provincia di Varese con la cerimonia di apertura ai giardini stensi sabato prossimo. Però lei durante la presentazione mi ha colpito molto una sua frase che dice: essere inclusivi dovrebbe essere uno dei dettami della società civile, però non sempre è così scontato, no? Sì, non sempre è così scontato. Comunque l'inclusione per quanto riguarda Special Olympics, che come ormai penso che la maggior parte delle persone comincia a decodificare, Special Olympics è un movimento che si avvale dello sport per ottenere determinati risultati, che sono sicuramente quelli di migliorare quelle che sono le condizioni fisiche della persona, ma soprattutto permettere a queste persone con disabilità intellettiva di poter arrivare ad essere totalmente inclusivi con le persone normodotate. Tanto è vero che ormai i giochi, specialmente i giochi di squadra, come pallacanestro, pallavolo, può essere bocce, può essere calcio, sono costituiti da alcune persone normodotate ed altre non normodotate. E come ho detto, come io dico, amo dire, è veramente molto, è sempre più difficile quando si assistono a queste gare, a questi giochi, distinguere la persona normodotata da quella con disabilità intellettiva, perché l'inclusione diventa veramente un qualche cosa di reale, che non è una parola così astratta che si utilizza e si usa a dire perché adesso è di moda. Noi vogliamo che l'inclusione sia effettivamente poi dopo porti ad essere veramente quello che è l'obiettivo che ci si è prefissati, che è quello di inserire le persone che fino adesso non hanno avuto questa possibilità di poter essere inserite nella società civile. Ecco, lei ha toccato un altro tasto importante, delicato, quello che spesso non ci si accorge della differenza, soprattutto nello sport, con le persone normodotate, quello che è accaduto nei recenti giochi ad Abu Dhabi, mi pare di aver capito. Beh, Abu Dhabi è stata praticamente l'apoteosi di questo tipo di movimento, perché ogni 4 anni Special Olympics organizza i giochi mondiali, i penultimi sono stati fatti a Los Angeles. Quest'anno, dopo 4 anni, sono stati organizzati i giochi ad Abu Dhabi, dove la partecipazione di 7.000 atleti circa, 170 nazioni, per cui se facciamo mente locale a quante sono le 170 nazioni è una cosa incredibile, hanno dimostrato una volta per tutte che l'inclusione è veramente un qualche cosa che si può raggiungere e che sia quasi del tutto raggiunta. Dobbiamo cercare di evitare il più possibile i preconcetti, tutte quelle cose che fino ad ora hanno ostacolato questo tipo di processo, e pian pianino questo processo si sta radicalizzando, si sta mettendo ponendo in essere in un modo estremamente positivo. Ecco, sabato prossimo ci sono i Play the Games qui in provincia di Varese, no? Come abbiamo detto prima, con la cerimonia inaugurale dei giardini, viatico poi per i giochi nazionali dell'anno prossimo. Sì, è un viatico perché quando ci sono i giochi mondiali chiaramente non vengono organizzati i giochi nazionali per ovvi motivi, per cui vengono organizzati su tutta Italia dei Play the Games che sono propedeutici al dover prima di tutto accedere ai giochi nazionali e nel tempo medio-lungo a quelli che possono essere i giochi mondiali. Per cui Play the Game sono un'ottima occasione anche da parte di chi non si è mai avvicinato a questo tipo di realtà, di poter cominciare a vedere come funzionano queste cose, e funzionano veramente tanto. Io sono 20 anni che seguo Special Olympics e le devo dire che io amo dire che è una bellissima malattia. Nel momento in cui si accorge di essere malato, non vuole più guarire, di conseguenza continua a stare in... Senta,
Mi spieghi perché la Lombardia fa incetta di medaglie a livello internazionale? Per le strutture immagino, ma anche per qualche altro motivo? La Lombardia sì, ha fatto incetta di medaglie, però sì, si è portato un grosso contributo a quelli che sono i risultati sotto il profilo della non voglio chiamare agonismo, perché non c'è agonismo in Special Olympics, sotto il profilo proprio del risultato che ci vogliamo prefiggere. Però chiaramente bisogna anche sapere che comunque, al di là di quelle medaglie dell'oro, argento e di bronzo, l'atleta che partecipa alla Special Olympics riceve comunque sempre in ogni caso una medaglia, anche di partecipazione, perché non è, come ho detto prima, lo spirito agonistico che anima Special Olympics, ma è lo spirito di dover dare la possibilità a chi lo vuole ottenere di arrivare ai propri limiti, cioè misurare i propri limiti e superarli. Tutte le volte che fa una competizione o fa un gioco, non ha importanza se arriva primo o arriva ultimo, però è importante che lui abbia tentato e sia riuscito ad arrivare a dei limiti che prima, magari qualche anno prima, non erano assolutamente impensabili. Quindi il messaggio è di essere tutti presenti agli Special Games di sabato prossimo, no? Beh sì, perché prima di tutto il supporto del pubblico è molto importante per questi atleti, ma poi è il pubblico stesso che si renderà conto, se non ha mai approcciato a questo tipo di realtà, che è una realtà che regala emozioni. Sì, ecco, non volevo dirlo, ma in effetti è così.